Allora, Luca da Milano, 800240024. Luca, buonasera. Buonasera, pronto? Sì, dica pure. Dunque, io ho 32 anni con la mia ragazza, siamo scambisti e abbiamo partecipato 3 o 4 volte a qualche bunga bunga party. No, cioè, scusi un attimo, caro Luca, ma allora, esistono i bunga bunga party? Allora, il bunga bunga è una pratica, come lo sono le gang bang, come lo è il book cake, che sono sì, altre pratiche, e il bunga bunga è una pratica. Ora, in modo, diciamo, il più soft possibile. Ah, sicuramente. Ecco. Vuole sapere che cos'è il bunga bunga? Beh, sì, tanto più o meno un'idea ce la siamo fatta. Vogliamo sapere. Ma che è un pochino diverso da quello che è. Allora, il bunga bunga classico si effettua così. Praticamente, solitamente il padrone di casa, ma non è una regola scritta, sì, si siede su uno sgabello tipo quello dei bar girevoli. Sì. Al che davanti a questo sgabello, in posizione di cerchio, si mettono le coppie. Coppie vuol dire marito e moglie, fidanzato e fidanzata. Vabbè, coppie. Dopodiché si fa girare questa... Raramente, marito e moglie non mi sembra... ho dei dubbi che... Comunque, vabbè, insomma, coppie. No, aspetti, sempre marito e moglie, non mai tutte donne, tutti maschi. Sempre coppie. Ma come coppie. Si mettono queste coppie? Non ho capito. Come si dispongono queste coppie? A cerchio, ma come? In mezzo ci sta lo sgabello con la persona seduta sopra, sì. E tutto intorno a mo' di cerchio stanno le coppie. Sì. Dopodiché si fa girare questo sgabello, sì. Quando si ferma lo sgabello, inevitabilmente si fermerà davanti una coppia. Sì. Dopodiché lui è consapevole che si fa da parte, lui la coppia, il marito, il fidanzato, sì. E la ragazza o la moglie si mette in posizione ricevente. Che tipo di posizione? Posizione che ricorda un diminutivo con cui si chiama un animale. Lana. Ho capito. Sì, lana, animale okay, con la, okay. Da cui si fa la lana, sì. Posizione... Okay. Sì. Bravissimo. Poi? Dopodiché, colui che era seduto sullo sgabello si alza, sì, e procede a fare ciò che in effetti si intende fare. Diciamo che si possono fare tante cose in quella posizione, in teoria. Se ne possono fare due, ecco, si due, fa sì, due, effettivamente, sì, rigorosamente in modo non procreante. Cioè quella che Ruggero chiamerebbe la sodomia, insomma. Sì, o backdoor, chiamiamola, ha detto lei, sì, questo è. È un virgolettato. Questo è la pratica del bunga bunga. Però il marito che fa? Non se la prende, certamente, sennò non parteciperebbe al bunga bunga. No, il marito partecipa, e questo è il punto che è un po' come? Bizzarro. E come? E il marito può posizionarsi frontalmente alla propria compagna. Ma è attivo? Come, scusi? Diciamo, in maniera attiva o così, si posiziona frontalmente e guarda? No, si posiziona in modo attivo, partecipa... In modo attivo, diciamo, con un'altra pratica che ormai che abbiamo capito, insomma. Mi sembra che sia abbastanza chiaro. Dopodiché, le altre coppie cosa fanno? Le altre coppie, dal momento che c'è questo inizio, provvedono anche loro a fare diverse cose, sempre nello stesso ambito, ma non è detto, non è una regola scritta che devono fare esattamente la stessa cosa. Diciamo, così si dà inizio a quella che è la serata. Comunque che è da 2 anni ormai che c'è, non è che c'è da ieri. Scusi un attimo, caro signor Luca, ma poi a un certo punto si prosegue, c'è un altro giro di giostra, cioè boom, un'altra sedia che gira, lo sgabello e altra coppia, oppure si chiude lì? Generalmente si chiude lì, a meno che sullo sgabello non ci sia seduto, non so, un toro, però voglio dire, solitamente si... Cioè una volta e via, poi si scioglie, diciamo, il gruppo si scioglie, diciamo. No, non è che il gruppo si scioglie, poi si continua a giocare. Vabbè, sì, è chiaro. Giocano e scambiano, però colui che era seduto sulla... diciamo che deve completare con questa persona che è stata... Ho capito. Scelta, deve completare il rapporto, insomma, diciamo, deve completare il rapporto. Però sono tutti consapevoli che quando una volta che lo sgabello si ferma davanti a una coppia, la coppia non può dire di no. No, vabbè, certo, altrimenti non sarebbe lì, insomma, sarebbe una follia. Bravissimo. Scusi un attimo, Luca, no, per curiosità, ma lei era sullo sgabello oppure in cerchio? Mi è capitato di essere sia sullo sgabello un paio di volte, sia di essere stato scelto una volta, sì, cioè scelto. Perché la mia ragazza, diciamo. La sua ragazza. Offerta. Bene. È molto diffusa questa cosa.
Beh, non diffusa, ho capito, quanto diffusa. È diffusa? Adesso Parenzo, diffusa. No, chiedo. Non fare ma domande. È abbastanza, di solitamente sono sempre parti private, sono 2 o 3 anni che c'è il Bunga Bunga. C'è il Bunga Bunga. Ma si chiama proprio così, Bunga Bunga. Cioè proprio Bunga Bunga, 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 ma se lei va su qualsiasi sito. Ci sono i volantini, diciamo, i volantini li metto ogni tanto, cioè c'è scritto proprio sulle noni, i volantini intendo all'interno di un locale. Stasera ci sarà la Bunga Bunga. La cancelleria del Bunga Bunga. No, ma a parte non si fanno nei locali, si fanno in feste private fra amici. Praticamente noi facciamo tutto quello che quelli che non vogliono fare, lo fantastico, ma noi lo facciamo e ci divertiamo come nei matti. Immagino di sì. Tu ti divertiresti, Parenzo? Come? Tu ti divertiresti a stare sullo sgabello oppure in cerchio? O nessuno dei due? No, ma non è una cosa. Dimmi che la verità, non dirà, confessa. No, ma te lo dico con sincerità, non è una cosa che ti attrae, che ti entusiasma. Guarda, io di miei amici nessuno dice che lo farebbe, ma lo fanno tutti. Tutti quanti dicono, guarda, con sincerità ti devo dire la verità, non mi attira, ma sono tutti lì tutte le sere. Perché se un uomo... Beh, come, scusi, donna, no, non è che, non, no, è che ti, scusi, non è che adesso, dicono... Però, lui adesso sta dicendo... quella per diffamazione, amico mio. Vabbè. Luca, resti con noi, perché resti con noi perché ho qualche altro dettaglio, insomma, in corso, se può. Esclusività con la donna che ha. Vabbè, so vabbè, si dice sempre così.